Allora, per la maddalenatv.it sono qui tra due dei più grandi attori del cinema italiano, no, di talento, Ennio Fantastichini e Massimo Ghini. Entrambi avete avuto il piacere e l'onore di lavorare con Gianmaria Volontello. So che ve l'avranno fatta in tanti questa domanda. Chi mi vuol dire un qualcosa di questo grande attore che è un esempio per tutti? Ma guarda, storie ne potremmo raccontare tante e rubare molto spazio. Io dico una cosa, che noi oggi siamo venuti qua tutti e due, io e Ennio, che siamo amici da quando eravamo giovanotti con i pantaloncini corti, perché ogni volta, diciamo, quando il maestro o qualche cosa legata al maestro o comunque c'è il maestro di mezzo, noi corriamo. E questo secondo me deve essere, credo, un dato significativo in un mondo che ci sta facendo perdere i punti di riferimento. Nel nostro caso io dico solo una cosa, che ogni volta che Gianmaria in qualche maniera ci contattava, ci chiamava, aveva un contatto con noi, noi eravamo come a scuola davanti al tesi come delle corde, ecco. E io questo dico che è, come dire, una sorta di sintesi estrema di quello che era un rapporto meraviglioso con un uomo straordinario. Un'altra cosa che vi accomuna è il fatto che, oltre a lavorare al cinema, lavorate molto per le fiction televisive. Al giorno d'oggi la fiction è, diciamo, un capriccio, un vezzo, una cosa in più per un attore, o è un ripiego vista la crisi del cinema e vista che la fiction ultimamente sta dando molta popolarità e sta riscuotendo molto successo in TV? Beh, io credo, ne parlavamo proprio prima con Massimo, che questa idea dei compartimenti, questa sì sia un retaggio di bassa ideologia, insomma, sbagliata e cattiva. Io, quello che mi interessa a me, che sia televisione, che sia radio, che sia teatro, io divido la televisione in televisione della civiltà e televisione dell'inciviltà. Una visione un po' rosselliniana della televisione. Io credo che la televisione debba educare le masse, che debba far crescere il senso del cittadino, che è molto importante, e quindi quando un progetto è interessante, che sia prodotto dalla televisione o da un altro, è relativo, con un'unica grande differenza, che una volta in televisione si lavorava molto più duramente che il cinema. Adesso purtroppo in cinema, io quando ho cominciato con me si facevano i film di 12 settimane, oggi si fanno i film in 4 settimane e mezzo, in 5, quando si è proprio fortunati. Per cui io credo assolutamente che non debbano esistere compartimenti in questi settori. Credo che quello che dobbiamo cercare di fare tutti è di alzare il tiro sulla qualità, non solo dal punto di vista del recitativo eccetera, ma soprattutto sulla qualità delle storie, e che siano servano, come dire, ad aumentare il senso civico degli italiani, che in certe volte mi sembra che venga oscurato da dei teli di organza un po' negativi e neri, mentre invece bisogna aprirsi al mondo. Io sono curioso, quello riguarda me, di tutte le civiltà e di tutte le culture, e questo mi piacerebbe molto che lo facessero tutti gli italiani. Ringraziamo Ennio Fantastichini e Massimo Ghini, grazie per averci onorato con la vostra presenza alla Maddalena. Arrivederci. Dico una cosa per, come dire, alleggerire. L'altro giorno abbiamo fatto l'ennesima riunione con politici, parlando di questa questione, e di fronte alle domande dei colleghi, anche giovani, anche forse inesperti, che mi dicevano: ah, è bello vederla insieme con tanti colleghi a questa manifestazione, c'era pure Ennio. Ho detto: guardi, dico, io veramente sono venuto qui la prima volta che avevo i pantaloncini corti e ancora continuo a stare qui davanti. Dico, quindi forse mala tempora non solo currunt, ma continuano a correre. Ora, detto questo, diciamo che questo è un ragionamento che mi piacerebbe moltissimo se l'informazione ne fosse realmente bene informata. Cioè, il Fondo Unico dello Spettacolo è stata ed è tuttora la linfa vitale con la quale noi siamo cresciuti. Io, sempre un po' scherzando su questo, ho detto che noi siamo tutti figli del FUS, perché lo spettacolo italiano ha, da più di 30 anni credo, dovuto necessariamente vivere e sostenersi attraverso l'intervento dello Stato. Questo perché, visto che siamo qui a parlare di Gianmaria, e quindi anche di un mondo che Gianmaria ha rappresentato, Gianmaria ha avuto, oltre alla fortuna di essere un uomo talentosissimo, anche la fortuna di partecipare, di essere figlio di un'epoca in cui il cinema, o comunque lo spettacolo italiano, viveva senza bisogno di supporto statale. Da quando questo è avvenuto,
ed è un segno importante sicuramente anche di civiltà, però dall'altra parte questo ha creato anche dei grandi problemi, perché questo tipo di sistema ha fatto sì che si permettesse a molte realtà di poter vivere, ad altri di sopravvivere, ad altri di poter esistere e crearci, darci e regalarci anche dei prodotti, ma contemporaneamente, come tutti i sistemi che passano attraverso commissioni, scelte più o meno dirette della politica, ha creato anche delle distorsioni. Allora, però siccome dopo questo diventa solo un discorso di attacco, sì, noi quello che diciamo, qui vorrei chiudere, sennò la cosa diventa lunghissima e noiosa, io credo che oggi alla base e alla luce, voglio dire, di quanto è successo, che è molto drammatico, ci vorrebbe chiaramente un intervento di recupero di denaro, spero che ci sia, questo sì, perché sennò si rischia di mandare veramente per l'aria almeno il 40% del mondo della produzione spettacolare italiana. Dall'altra parte io credo che lo sforzo che vada fatto da parte nostra, parlo di tutte le categorie, sia quello di mettersi seduti intorno a un tavolo e riscrivere nel vero senso della parola le regole che devono amministrare il mondo della produzione spettacolare. No, io volevo aggiungere una cosa su questo, che siccome sennò si dice sempre io odio il campanile, lo dico io per Ennio Fantastichini, credo che il campanile sia nemico del futuro e della civiltà, siamo in Europa, il nostro sguardo dovrebbe essere aperto all'Europa, allora non credo che i francesi siano degli imbecilli, gli spagnoli siano degli imbecilli, i tedeschi siano degli imbecilli e noi siamo sempre i più bravi della classe. Si andassero a guardare qual è l'investimento rispetto al prodotto interno lordo che è dedicato alla cultura in un paese che credo debba considerare la cultura come la propria bandiera, la propria identità nazionale. Io direi che se c'è una spesa che andrebbe evitata è quella di tutto quel baraccone dove stanno dentro i signori, permettetemi la battuta, perché quelli sono i costi veri della politica. Se l'intero FUS è quello che ci costano i parlamentari tra la buvette e i parrucchieri, forse è meglio che le mogli dei parlamentari si facciano i capelli fuori e li paghino, e che invece tutta l'identità di un paese che passa attraverso la cultura non venga azzerata come è un tentativo in atto di questo governo, che è una cosa di tale irresponsabilità e di tale violenza che io dico forse dobbiamo fare una denuncia a Strasburgo, bisogna fare una denuncia in Europa, perché questa è una cosa che viene tolta al paese. E se noi andiamo a indicizzare qual è la spesa rispetto, ripeto, al prodotto interno lordo, credo che stiamo intorno allo 0,0004. Possiamo rinunciare al Ponte di Messina forse. Esatto, forse sarebbe una spesa inutile, che forse è meglio farci una bella passeggiata in traghetto, o forse sarebbe meglio portare l'acqua in Sicilia, che è una cosa un po' più importante. Scusatemi la battuta. Io posso. Diciamo che quello che mi piacerebbe fare, un po' un mio sogno da sempre, è cercare di fare informazione molto più dettagliata su queste argomentazioni, perché spesso e volentieri la gente poi c'ha un'informazione molto confusa. Manca, come in tutte le cose del nostro paese, compresa questa, principalmente questa, la memoria di chi siamo e da dove veniamo. Adesso, senza stare lì a spiegarvi il generale Maletti, gli americani, la tassa sul doppiaggio, i debiti di guerra, finché arriviamo agli anni 70, questo ministro che va in America firma una legge di nascosto, e questa legge contiene un tranello, cioè che era quello per il quale noi continuavamo a vivere, parlo solo di attività cinematografica, per cui gli americani pagavano quella che si continuava a chiamare una tassa, la tassa sul doppiaggio. Sì. Il, diciamo, grande potere economico delle majors americane riesce, pagando questo ministro, pagandolo personalmente, poi ci furono vari scandali che fecero uscire fuori questo, tolse questo balzello. Recitazione perfetta, una regia perfetta, eccetera. Frost Nixon, The Millionaire, non ho visto un film italiano che mi ha dato l'emozione che mi hanno dato questi film. Ma questo, io voglio solo spiegare una cosa, che è quella che ci vede oggi qui a parlare di Gian Maria Volonté. Sì. La differenza sostanziale, gliela do direttamente. Gian Maria Volonté, che era il nostro maestro Gian Maria Volonté, fa il caso Mattei, scritto da Pirro, diretto da Francesco Rosi. Io già sono Massimo Ghini, diretto con tutto il bene da Giorgio Capitani, scritto da Claudio Fava e prodotto da Rai 1. Allora, quello che dico, ma scusate, lo offro come provocazione, giudicateci sulla base del budget delle persone, della stessa possibilità. Sì, della stessa possibilità. Voglio essere lo stesso attore, voglio avere la stessa scrittura, sì, voglio avere lo stesso regista, voglio avere la stessa dimensione. Oggi noi, per quello che stavo dicendo prima, purtroppo da 20 anni siamo, nostro malgrado,
costretti a fare, non dico lo stesso film, ma quasi, non è vero. A doverci illudere di dare noi, Ennio Fantastichini e Massimo Ghini, che hanno anche poi i capelli bianchi e sono grandini, io sono convinto, lo dico con tutto il bene se vogliamo, non ci hanno permesso di dare veramente il meglio, no, di quello che potremmo dare. No.